I vagabondi del gusto, della rete di borghi europei del gusto, sono arrivati a Monbasiglio. I telespettatori rischieranno: Monbasiglio, ma dov'è Monbasiglio? Monbasiglio è uno splendido paese di 600-700 abitanti, signor sindaco, 611 per essere precisi. Come potremmo collocarli? In provincia di Cuneo, ma Cuneo è una provincia grande, è una provincia grande. Quindi diciamo a 5 km da Ceva, possiamo dare come che era un grande marchesato una volta, mi pare, no? Storicamente il marchesato di Ceva. Siamo qua con il marchese delle pizze, siamo invece, abbiamo alla Bolina, intanto perché si chiama la Bolina intanto? La Bolina è stato un nome dato dall'architetto, dal geometra che aveva studiato la struttura, era appassionato di barcavela e allora ha tirato fuori che fosse una cosa marinara, ma era per non fare errori, no? Gli analfabeti di giornalisti, lo voglio dire. E allora un nome diverso dagli altri locali, tipo da Giovanno, pizzeria, da Michele, ha tirato fuori questo nome strano. Ma ha funzionato negli anni. Quanti anni che siete qua a Tei Marina? Io sono qua da quasi 18 anni. Caspita, io ti davo 15 anni, ti davo quasi 18 anni. Sì. Come hai cominciato questa avventura con la pizza? Raccontaci la tua storia professionale. La mia storia professionale inizia che noi eravamo operai sull'autostrada, sulla Torino-Savona, poi è nata l'occasione di aprire una pizzeria a Monbasiglio e allora ci siamo messi lì con mio fratello, anche lei e un'altra socia che adesso non c'è più. L'avete fatta fuori? No, e sono andato. Assolutamente. No, bene, anche se fosse non c'è più. Uscire fuori dalla società. Certo. E niente, abbiamo cominciato con la pizzeria, poi successivo degli anni abbiamo aperto una gelateria, sempre qua a Monbasiglio. Sì. Grazie al comune e alla fine siamo rimasti solo con la pizzeria e la gelateria l'abbiamo ceduta, sono scaduti i contratti, abbiamo dato via la gelateria e siamo orientati diciamo alla base. Noi ci siamo informati un po', no? Perché il vero giornalista è un frequentatore del marciapiede, nel senso di camminare e chiedere le cose. Dicono che la pizza la fai bene, qual è il segreto? Il segreto in genere c'è la voglia di lavorare. Questo lo dicono i piemontesi veneti, i siciliani un po' meno, ma insomma dai. Siciliani che hanno voglia di lavorare. Stiamo provocando, dai, sto provocando. L'abbiamo preso. Niente, il segreto è la lievitazione, io penso, poi gli altri non lo so. Dicevi 48 ore. 48 ore di lievitazione, sì. Tenuto in cella a frigo a 4 gradi. Cioè, tu mi garantisci che mangiando la pizza questa sera non occorre, come dalle mie parti, che debba andare sempre con l'acqua minerale San Benedetto dopo in letto, perché questo scusami, no, è una battuta ma è vera purtroppo. Io ultimamente ho difficoltà a mangiare la pizza in giro, perché tutti i sapienti, tutti i maestri fanno girare le pizze, si dividono i campionati mondiali, perché sai come vengono i campionati mondiali delle pizze? Io le pizze le faccio girare sul banco. Allora, perché sa, signor sindaco, come fanno i campionati mondiali? Si invitano fra di loro, no? Perché sono 30, 40, 50, un anno vince uno, un anno vince l'altro, quindi figuriamoci, insomma, no? Sono quelle cose così, oppure in una settimana di corso a Caorle diventi pizzaiolo, diventi, no? Veramente cose inaudite i livelli a cui siamo arrivati, lo dico a maggior ragione quando si trova della gente che lavora bene come loro, ecco, questo è il concetto. Le guarnizioni, poi i commenti, i prodotti? Le guarnizioni vanno alla richiesta del cliente. Sono abbastanza stagionali? Stai anche alla stagionalità di prodotti o devi avere un po' una costanza? No, la pizza purtroppo ha dei suoi standard. Abbiamo provato a fare delle pizze stagionali, ma la gente richiede il classico. Purtroppo non possiamo pretendere che, non dico nella zona, è il territorio che chiede quel tipologia di prodotto classico. Magari ci troviamo in una zona turistica, è diverso. Uno può anche rischiare a mettere che ne so. Siciliano di Caltanissetta, mi ricordo. Siciliano Marina, della provincia di Caltanissetta. Marina, una domanda. Sì. Fate anche qualcosa di cucina? Fate. Sì, come tutte le pizzerie, purtroppo bisogna anche avere qualcosa di cucina, perché degli esempi, il classico antipasto misto, la classica pasta, un secondo, perché magari arrivano tavolate, c'è chi
non mangia la pizza e deve essere anche accontentato con qualcos'altro. Pizzeria, ristorantino, diciamo così, non è un diminutivo nel senso che... No, infatti, un minimo. No, assolutamente no. È minimo, sì, certo, però il piatto principale da noi è la pizza. Certo, si può, aggiungo una cosa, non è proprio solo un ristorantino, perché una grigliata di pesce o una grigliata di carne si può mangiare bene, qui da voi. Se lo dice il primo cittadino che quando mi ha detto come vuole fare lavorare, no? Il lavoro come va, il futuro come lo prevede? Il lavoro va, perché lo facciamo andare. Gestione familiare, quindi gestione familiare, quello sì, però non è con i periodi di buio che abbiamo, c'è poco cioè, nel senso che bisogna lavorare bene con dei prezzi contenuti, altrimenti è difficile. Certo. Tenere arrivare a che i conti tornino a fine mese, ecco. Di pure allora, pizzeria, ristorante La Bolina. Pizzeria, ristorante La Bolina, Monbasiglio. Piazza, insomma. Piazza Monbasiglio, certo, da noi potete venire a mangiare la classica pizza o la pizza integrale col carbone vegetale e con la canna passativa. Ok. Ci torneremo, non è una minaccia, è una promessa. Me lo auguro. Continua il nostro percorso del gusto, diciamo così, a Monbasiglio. Non ci sono 100.000 attività, ma quelle che abbiamo visitato sono tutte di buon significato qualitativo. Siamo agli alimentari, gastronomia, lo aggiungo perché è vero, la piazza. Un po' di storia delle attività. Ma noi abbiamo aperto recentemente da circa 5 mesi perché... Siete freschissimi. Sì, freschissimi, come la nostra gastronomia, certo, speriamo. Certo. E diciamo che è un'esperienza fino adesso sicuramente positiva, speriamo di riuscire a continuare questo nostro lavoro, perché comunque è un bel paese in cui vivere, un bel paese in cui lavorare, e siamo contenti. Allora, voi avete da una parte il settore alimentari, che è il classico negozio di vicinato, lo chiamiamo noi, no? In gergo si dice così, si dice. E offrite, però, ho visto che avete delle belle referenze, avete anche un angolo di vini, avete. Sì, cerchiamo di offrire una scelta di prodotti di qualità, non troppo varia, perché comunque il negozio è piccolo, però cerchiamo. C'è di tutto, sì. Nel piccolo, sì, c'è di vero. Tutto praticamente. La gastronomia, cosa proponete? Noi proponiamo piatti tipici del territorio, quindi anche le trippe, il minestrone. No. Sì, noi siamo abbastanza... Cucina tradizionale, sicuramente non troppo dietetica, proprio. Ma cerchiamo... La piemontese è importante, voglio dire, da questo punto di vista. Sì, è vero, comunque vedo che alle persone fa piacere comunque trovare un posto in cui possono gustare qualcosa di buono, qualcosa di tradizionale, senza dover correre. Il sindaco dice che i primi 5 mesi sono stati importanti, che si vede, vi vede bene, insomma. Sì, ma ripeto, come siamo contenti, l'attività è iniziata, procede, speriamo di riuscire a sviluppare qualche altra idea e vediamo come va a finire. Okay. Dica pure il nome dell'attività e l'indirizzo, così. Sì, siamo a Monbasiglio, il negozio si chiama La Piazza, e siamo proprio in piazza a Monbasiglio, vicino al comune. Al prossimo appuntamento. Perfetto. Grazie. Battono le 7:30 del mattino e siamo già in piazza Monbasiglio per questo nostro giro alla scoperta delle attività commerciali e artigiani del paese. Geometra, prima di tutto la cartoleria edicola. Sì. Lei nasce da un'esperienza di cantieristica industriale e stradale, diciamo, esatto. Così. Dopo un certo punto cosa è successo? Un po' per la crisi del settore, un po' perché io e mia moglie volevamo un po' più di tranquillità, si è deciso di intraprendere questa vita, diciamo, più campagnola, più tranquilla. Abbiamo aperto questa cartolibreria edicola, che ci dà non sempre ma ogni tanto qualche soddisfazione, diamo un servizio al paese, quindi diciamo che spedite anche pacchi, per esempio, quindi sì, è un centro servizi in realtà. Sì, facciamo le ricariche telefoniche, certo. Diamo nel nostro piccolo più servizi possibili e per il momento siamo contenti di questa nuova attività. Siete proprio, insomma, avete raggiunto l'equilibrio. Diciamo che abbiamo aggiunto qualcosa per avere l'equilibrio, che gestisce mia moglie un'altra attività sempre qua nel paese.
come si dice, riuscite a sbarcare un ario, mi scusi la battuta, ma era proprio, riusciamo ad arrivare proprio alla proprio, fine mese bene, proprio bene. giusti. Marcella, noi abbiamo passato nel suo bed and breakfast, che è il gelso della costa, esatto. No? Non della, della costa, costa con l'apostrofo. Noi ci abbiamo dormito, è bellissimo, lo diciamo subito, provare per credere come al solito. Quali sono, com'è iniziata questa avventura del bed and breakfast? Ma è iniziata da una mia idea, perché avevo a disposizione questa piccola casetta su due piani di recente ristrutturazione e ho pensato, era un po' di tempo che avevo questa idea di adibirla a bed and breakfast. È stata un salto nel vuoto, nel senso che non mi aspettavo il riscontro che invece abbiamo avuto nel corso dell'estate e che stiamo continuando ad avere ancora adesso. Ecco, io ho visto che avete curato bene l'arredamento, poi che c'è questa piazza, no? Che dà nelle immagini tutte le montagne, è proprio veramente una bellezza, cioè veramente una bellezza anche come sito. Il gesso c'è sul serio. Sì, sì, il gesso c'è sul serio e abbiamo stimato che può avere intorno agli 85 anni, quindi è un patrimonio da conservare anche questo. Avete buoni prezzi anche nel bed and breakfast geometra, forse anche questo che ha portato a questo primo periodo di successi commerciali. Io spero che non sia solo quello, l'aiuto nel momento di crisi che viviamo nel nostro paese, cioè non nel paese di Monbasino, proprio nella nostra Italia, sicuramente aiuta e aiuterà. Speriamo di riuscire a investire qualcosa per migliorare i fasci lunghi come la gamba, diciamo. Anche un po' meno, anche un po' meno. Va bene, ma c'è una prudenza piemontese in questo, anche se lei è genovese di origine. Esatto, io sono ligure, sì. Cercheremo di fare del nostro meglio per migliorare il soggiorno di chi verrà, sicuramente. Io ho capito che era genovese perché è venuto fuori un belan, che era proprio tipico no, della Liguria, mi scusi. Esatto. No, anzi. Ecco, la promozione del bed and breakfast corre soprattutto su internet. Vi date da fare con Booking, con altre soluzioni? Noi siamo sia su Booking che su Airbnb, poi abbiamo fatto una serie di bigliettini da visita, valuteremo poi per il prossimo anno se inserirci anche su altri canali, però cerchiamo di gestirci con due o tre canali. Certo, che sono, di solito funzionano, di solito. Sì, certo. Per noi, almeno per noi hanno funzionato. Per noi è stata un'ottima pubblicità, poi contiamo sicuramente sul passaparola. È fondamentale. E qualcheduno l'ha già fatto, qualcheduno che è venuto da noi è ritornato a soggiornare, quindi qualcosa... Quando di positivo, vedono le facce, vuol dire che è positivo. Esatto. Ci hanno chiesto di aprire per le vacanze di Natale, è una cosa che stiamo pensando perché essendo il primo anno non sappiamo come gestire anche per il discorso neve e quant'altro. Se riusciamo a far contenti i clienti, per noi è la più grande soddisfazione che si può avere. Bene, ripetiamo, dove era il bed and breakfast? Il bed and breakfast è a Monbasiglio in via Berrueri 10 nei pressi del castello, dai, sì, sì, nei pressi del castello, sì, nella zona storica di Monbasiglio, nel centro storico. Come al solito, provare per credere. Continua il nostro viaggio del gusto, del buon e bello vivere attraverso le attività artigianali e commerciali di Monbasiglio. Siamo alla macelleria Lombardi. Macelleria Lombardi, che è esistente dal 1962 in questa via, in questo numero. Adesso si è trasformata in azienda agricola da alcuni anni, circa 2006-2007. Quindi allevate anche? Alleviamo anche, sì. Qua facciamo l'attività di alleviamo, macelliamo per la macellazione conto proprio, e la trasformazione dei salumi e la vendita diretta. Okay, quindi chiaramente se le fate voi è al vivo, la scelta è al vivo, filiera corta, potete garantire la qualità di tutto il percorso dagli animali fino al banco. Sicuramente, sì. Completamente. Tutta la filiera completa, dall'allevamento alla vendita diretta, che viene eseguita in due punti vendita, una è qua a Monbasiglio e una qua vicino a San Michele Mondovì. Mi avevano già suggerito che c'era anche quest'altra attività, benissimo a dirlo. No, insomma, già che ci siamo, specifichiamo, sì, tutte, no, perché mi ha detto è grande, ho detto è grande, no, ma ce n'è anche un'altra. Ce n'è anche un'altra, no, no, piccolina. Okay. Vanno i pronto cuoci qua, perché il mestiere di macellaio è un po' avvirato verso la gastronomia, certe volte verso la cucina, diciamo così. Noi facciamo poche cose, comunque vanno i pronti a cuocere, non tanto qua in paese, qua a Monbasiglio, ma intanto molto più a San Michele vanno i pronti a cuocere. Sì, sì. I salumi, che tipo e quali caratteristiche hanno in questa zona del Piemonte?
Bel salume, noi ad esempio facciamo il salume proprio tradizionale, il vecchio tipico salame, salame crudo, che viene fatto una macinatura grossa, un trito di carni molto magre, selezionate, con la scelta del magro e del lardo puro, senza grassi. Niente, niente aglio, niente... Viene aromatizzato con un... l'aglio non c'è proprio l'aglio direttamente, ma facciamo un vino aromatizzato di chiodi di garofano, cannella, rosmarino. Rosso ovviamente, perché siamo vino in terra, rosso, siamo vino in terra rosso. Di rossi, quindi voglio dire vino rosso. Sì. Poi oltre al salame... Bene, facciamo salame crudo, salame cotto, facciamo il prosciutto cotto, la porchetta, sì, cotechino, per Natale facciamo delle bocce di zampone, che è una cosa tipo un salame cotto, una, tipo un cotechino, ecco, una cosa grossa da, da cuocere. Con la porchetta, come c'è una ricetta particolare in queste zone, perché c'è sempre la grande divisione tra porchetta trevigiana, porchetta di Ariccia, cioè ci sono le varie scuole di pensiero, diciamo così, esiste una ricetta particolare, è una buona porchetta e basta. È una buona porchetta e basta, anche perché noi le chiamiamo porchetta, ma è tipo il prosciutto, diciamo, una parte del maiale, è il carré di maiale con la pancetta aromatizzata, di valore insomma, certo. E venduta, affettata da mangiare tipo il prosciutto più che altro, poi si può anche scaldare. Ci ricordi i due punti vendita? Allora così facciamo anche un po' di pubblicità, voglio dire, no, i punti vendita. Non guasta. Non guasta mai. Mon Basilio, via Umberto I numero 2 e San Michele, via Nazionale presso Alimentari La Bicocca. Il bollito va? Il bollito sì, beh, noi qua è un po' la zona del tipico bollito piemontese. Il cosa, c'è dentro? Cosa c'è dentro? La testina, la lingua, il muscolo, la punta di petto, la scaramella, pezzo di gallina. Ma c'è qualcuno, qualche donna che viene qua e vi dice voglio il bollito magro, senza i grassi che ci devono essere? Qualcuno c'è che vuole il bollito magro senza grassi, però va anche molto il bollito misto, lo richiedono parecchio il bollito misto. Okay. Sì. Al prossimo appuntamento. Signor Sindaco, dove siamo? Siamo nei pressi dei nostri impianti sportivi, è un complesso che è stato realizzato da amministrazioni precedenti, in cui è stato realizzato questo locale, attualmente in gestione, attualmente è un circolo ACLI. Abbiamo qui sopra un campo da calcio, un campo da basket, un campo da calcetto, abbiamo, e un campo da boccia, abbiamo un parco giochi comunale, e quindi è un, insomma, un'area importante che non tanti hanno in giro. Qui giocano e si allenano sia la squadra del Mon Basilio sia saltuariamente anche squadre di paesi limitrofi, e quindi è un centro di aggregazione. La nostra Pro Loco fa tutte le manifestazioni in questa zona, perché lì c'è un locale coperto in cui si può mangiare, c'è una cucina, quindi è un centro di aggregazione importante, ecco. Giovani e meno giovani? Giovani e meno giovani, direi che i meno giovani hanno il campo da boccia e anche qualcuno più giovane. Mettilo. Direi che i giovani qui si trovano, perché qui è una gelateria, diciamo che di sera si lavora, si lavora, è un momento di aggregazione buono. La prossima volta avremo modo anche di vederlo all'opera, perché siamo di lunedì purtroppo. Siamo di lunedì, è chiusa, la prossima volta avremo modo di vederlo all'opera, speriamo di vederci in un momento in cui sia aperto e quindi ci si possa fare un giro all'interno, ecco, ok? Grazie. Sì, non c'è problema. Siamo al castello di Mon Basilio. Presidente, prima di tutto la storia di questo castello, della fondazione e del GAL, così dipingiamo subito un bel acquarello della situazione istituzionale. Allora, questo castello trae le sue origini intorno all'anno 1000, dicono sui resti di un'abbazia benedettina. Certamente è composto da due parti, una parte medioevale e poi nel 600 una seconda parte ne ha costituito una zona più residenziale. È stato adibito ad abitazione nobiliare di tante famiglie importanti, dagli Orléans della Rovere ai Savoia, per poi passare a una famiglia nobiliare, Sandri Trotti, i quali ne hanno mantenuto la proprietà fino ai primi del Novecento. Ha subito anche degli utilizzi non tanto consoni che un castello, poi un imprenditore l'ha ristrutturato parzialmente
Infine, il 29 dicembre del 2001, il GAL Mongioie, che è un'istituzione promossa dalla Comunità Europea, GAL sta per acronimo di Gruppo all'Azione Locale, porta avanti progetti europei leader, Liaison entre Action de Développement Rural, per aree diciamo deboli, ed è stato un po' il volano che ha permesso e consentito a questo territorio di avere una casa comune, sia per dar servizio agli imprenditori, alle imprese, alle comunità civili e amministrative, ma soprattutto c'è stata una volontà del GAL, che si può racchiudere una filosofia di vita, che è questa: noi crediamo che gli amministratori, un popolo non possa guardare al futuro con serenità e possibilità di sviluppo socio-economico se non ha delle radici fortemente radicate nella propria storia, nelle proprie tradizioni, nelle proprie culture, nell'ambiente e nelle persone che hanno contribuito in qualche maniera a garantirci quello che abbiamo noi. Quindi 41 comuni, mi pare, verso 46. 46, ho sbagliato di 5. 46 comuni. E quindi quando c'è stata posta l'occasione di dotare questo comune, c'era questo castello in vendita. Abbiamo fatto un'imponente, mi permetta di dirlo, opera di ristrutturazione in tutti questi anni, e adesso siamo riusciti a dare quelle vestigia che ci eravamo presupposti di dare, cioè di farlo diventare un contenitore che, oltre funzionale per le attività attuali, fosse una memoria storica di tutte quelle che erano state le cose più importanti che hanno... Esatto, l'animazione culturale. E abbiamo, attraverso l'azione del GAL, abbiamo riscoperto molti prodotti locali, abbiamo aiutato delle situazioni locali a riscoprirle, a rimetterle in produzione, a commercializzarli, perché noi riteniamo che la produzione agricola sia il nostro miglior testimonial, assieme alle occasioni storiche e culturali, per presentarci, assieme a un grosso fattore che dimentichiamo troppo spesso, che è l'ambiente. E su questo ambiente, che nel 600-700 ha rappresentato la seconda industria del territorio, oltre alle filande c'era l'industria dell'estrazione marmifera, perché il bacino marmifero più importante di Savoia era contrassegnato dalle nostre vallate, noi ci siamo sentiti impegnati di lasciare una memoria storica, perché non c'erano quasi più notizie. Abbiamo riscoperto decine e decine di siti di cava, li abbiamo identificati, abbiamo raccolto i litotipi, abbiamo il museo dei marmi del territorio, sì, è il secondo museo in Europa, che sappiamo esserci, delle pietre e dei marmi di tutto il territorio, con una funzione didattica, perché permette di capire quale può essere un elemento semplice di pietra che si vede sui sentieri, che cosa possono derivare di cromie e di bellezze estetiche, e abbiamo costituito un museo proprio con questo presupposto. L'altro principio era quello di lasciare memoria storica della presenza sul territorio di chi ha segnato più di ogni altro nella storia dei nostri paesi, che è la prima fase della prima campagna di Napoleone nel 1796. Era ancora generale, diciamo. Era ancora generale, e che ha mandato allo sbaraglio pensando che avesse alcun risultato. Tra le altre cose. Certamente, era appena ventenne, e in più ha rivoluzionato la tecnica militare con sagacia, sapienza. Poi su questo territorio bisogna ricordarlo, e se ne sono dimenticati troppo spesso tanti amministratori, che senza le vittorie sostanziali su questa area nell'arco di 5-6 chilometri di circonferenza, tra soprattutto direi la battaglia sostanziale sono state San Michele, nella prima fase Dego, Coseri a millesimo, ma nella seconda, quella che gli hanno aperto le porte alla storia, la pianura padana, sono state le battaglie di San Michele Mondovì e di Brichetto, che nonostante gli atti di eroismo dei piemontesi, inferiori di numero e traditi dagli austriaci, è riuscito a prendere la città di Mondovì. Dopo, la città di Mondovì non è stata più una guerra, perché è stata solo una passeggiata fino a Cherasco, per la firma del trattato di Cherasco. Questa, diciamo, lacuna che
poteva esserci, noi abbiamo cercato di colmarla impegnandoci attraverso ricerca, attraverso consulenze di primo piano, che ringrazierò sempre, perché abbiamo fatto, tenete conto che qui c'è una banca dati di oltre 10.000 documenti inediti che abbiamo recuperato al Museo dell'Armée a Parigi, passando documento per documento, e la professoressa Cecilia Gebaudi ha fatto la ricognizione degli elementi che caratterizzavano il nostro territorio. Quindi non c'è solo un aspetto visivo, ma finale, c'è anche un aspetto culturale che abbiamo voluto lasciare come banca dati a chi verrà dopo di noi, perché riteniamo fosse giusto che un'area che è stato teatro e primo attore di un evento che ha segnato comunque la rivoluzione del mondo avesse un suo contenitore storico, culturale e documentale. Dopo noi prenderemo anche da tutti quanti i CD che avete fatto voi le immagini, poi con più calma le inseriremo nelle varie trasmissioni che faremo. Voglio sottolineare una cosa che mi ha piacevolmente stupito: la multimedialità. Cioè, questo è un museo attivo, moderno, non è un museo solo di cose sbattute là. Mi scusi se... No. Abbiamo volutamente individuato un modus operandi che consentisse al visitatore di essere attore, attivo, non passivo. Addirittura ci sono delle teche che girano, sì, permettendo all'osservatore di guardare senza bisogno di correre. Poi ci sono delle cose particolarissime, come una preziosissima raccolta di soldatini piatti di Norimberga della seconda metà dell'Ottocento, con le scatole d'epoca, i contenitori d'epoca, che comunque rappresentano una rarità, come è una rarità la raccolta di stampe originali e la possibilità di vedere, unica al mondo, gli acquerelli del Baggetti, perché gli originali sono a Versailles, purtroppo essendo acquerelli sono soggetti a un depauperamento legati alla luce, non sono visitabili. Noi abbiamo cercato di fare il nostro meglio, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, anche se non ci riteniamo ancora sufficientemente. Lei non è ancora soddisfatto fino in fondo, sbaglio? Sono estremamente soddisfatto, sì, perché siamo riusciti a mettere i riconoscimenti che abbiamo avuto da Bell'Italia, dall'Espresso, certo, che ci ha indicato il museo, ha fatto una ricerca dei musei, dei piccoli musei da scoprire, certo, uno per regione, che abbiano individuato il nostro, già riempito di orgoglio e ci sprona a continuare. Purtroppo per fare certe cose ci vogliono le risorse e del momento arriviamo sempre purtroppo al... Però noi ci riteniamo fortunati perché abbiamo avuto partner assoluto di tutta questa iniziativa, delle fondazioni bancarie, la Cassa di Carmio di Cuneo, la CR Torino, la Camera di Commercio di Cuneo, che comunque ci hanno accompagnato in questo tragitto. E poi siamo stati bravi perché un intervento sostanziale siamo riusciti a realizzarlo attraverso i patti territoriali, una risorsa, sì, di 30 milioni di euro che abbiamo portato a fondo perduto noi come GAL, perché l'esperienza leader ci ha consentito di diventare un'agenzia di sviluppo del territorio. Quindi con tutto quanto, con le ricadute positive anche, sì, finanziarie, diciamo. Ad oggi abbiamo portato oltre 60 milioni di euro a fondo perduto sul territorio, a imprese, a comuni, a realtà locali, che hanno comportato un sviluppo economico di interventi per oltre 120 milioni di euro. Quindi il nostro dovere, crediamo, più che fatto, di essere riusciti almeno in parte a farlo, ed è quello che ci motiva a continuare. Così, visto che siamo nel contesto giusto, diamo una notizia. Il Comune di Monbasiglio, aderendo alla rete del Consiglio d'Europa dei Borghi Europei del Gusto, interverrà i primi 4 giorni di dicembre all'incontro di Borghi d'Europa, degli itinerari del Consiglio. E siccome è in fase di realizzazione di studio un gruppo promotore che vorrà fare un itinerario napoleonico europeo, con l'adesione del Comune di Monbasiglio noi contiamo molto sulla vostra esperienza, perché quel giorno si incontreranno tutti quanti i protagonisti, alcuni ne abbiamo citati prima a microfono spento, ci saranno tutti. Bisogna costituire un gruppo, un comitato promotore, in cui Monbasiglio ovviamente voi sarete attori, spero, di questo progetto, perché dopo si sa, con l'Istituto degli Itinerari Culturali ci vogliono 2-3 anni di certificazione, una cosa seria, come lei ben sa, con il GAL non sono progetti che track e si fanno.
due o tre anni in cui inizialmente bisognerà autofinanziare il progetto, perché l'Europa tira fuori soldi a progetto consolidato, ovviamente, adesso sintetizzo per i telespettatori. Quindi, Presidente, contiamo molto sul GAL e sulla Fondazione per poter lanciare questo, cioè, anzi dovrebbe essere, secondo me, una dei piatti forti, dei punti forti di un progetto. Lei sa che gli itinerari culturali europei sono l'unico punto in cui Unione Europea e Consiglio d'Europa, grazie a Tajani, al di là della linea politica non mi interessa, è stato quando era commissario Tajani e Silvia Costa a mettere d'accordo i due organismi internazionali che sono litigano, sì, come litighiamo noi nei territori, voglio dire, tale e quale. Ecco, quindi, Cultura 2000. Certo, certo. Quindi io faccio già da adesso, il sindaco ha già fatto l'adesione per il comune, voglio dire, cioè c'è già questa adesione. Ovviamente le chiediamo un aiuto e una partecipazione, perché poi oltretutto è uno dei temi su cui lei sta spendendo la sua vita, mi scusi la battuta, ma è vero. Sicuramente noi siamo grati al progetto Leader Europeo, perché ha cambiato il nostro concetto, cioè acculturati mentalmente e amministrativamente all'approccio dei finanziamenti. Cioè, sostanzialmente in Europa ci sono un sacco di risorse e sono disponibili. Il problema è che bisogna cominciare a avere la banca progetti, non aspettare che esca il bando per concorrere. Quello che è l'invito che rivolgo sempre agli amici amministratori. Noi italiani balbettiamo un po' su questo. Balbettiamo fortemente perché non abbiamo il concetto della mentalità europea, che è una mentalità molto seria, dove le risorse ci sono, c'è la disponibilità, ma non si possono fare dei bluff o dei soldi per fare qualcosa. Poi non raccontiamo di tutto i soldi che vanno al residuo passivo, perché non riusciamo neanche a spenderli. Questa è un'altra delle vergogne nazionali. Su questo però c'è anche una debolezza della classe politica. Non voglio fare la solita politica discorso, però il problema è questo. Bene, dal castello di Monbasilio questo primo servizio. La ringraziamo perché abbiamo dovuto stringere la molteplicità delle vostre così, però è un inizio, no? Ci siamo conosciuti, ripeto, con questa collaborazione anche con l'amministrazione comunale e tutto, speriamo di andare distanti. Grazie a lei, Presidente. Grazie. Grazie di essere venuto.